Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video e sul mio canale. Vi invito subito ad iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella, seguite tutti i miei video, mi raccomando, e seguitemi anche in live ogni giorno dal lunedì al venerdì e quando riesco anche la domenica pomeriggio per chi non arriva in serata. Vi ricordo pure che per avere info, parlare privatamente con me, lo potete fare o al numero WhatsApp che trovate sotto il video o all'indirizzo di posta elettronica che trovate sempre sotto il video. Andiamo a vedere subito qual è l'energia di oggi. Vi ricordo che sono degli interattivi, questi sono dei consigli che vengono dati dalle carte nella giornata in cui andate a vedere il video e sono sempre validi dal momento e per il giorno in cui voi lo andate a vedere. Allora, andiamo a vedere qual è l'energia di oggi. Allora, vediamo, abbiamo l'energia del giudizio, bellissima carta che mi rappresenta una chiamata, un risveglio, qualcuno che vi contatta, ma adesso andremo a vedere quali sono le caratteristiche di questo arcano maggiore, molto molto importante e molto bello. Andiamo a vedere cosa ci dice il giudizio, appunto. Ok, eccolo qua. Stessa iconografia come sempre. Qua ci sono gli occhiali. Allora, il giudizio mi parla di rinascita e vocazione. Quale tipo di energia vuoi trarre dal giudizio in questa giornata? Redenzione, vocazione o miglioramento? Allora, oggi potrebbe essere la giornata ideale per sistemare la cantina o la soffitta. Chissà, magari potresti trovare qualcosa che ritenevi di aver smarrito, addirittura un cimelio di famiglia. Se ultimamente la tua serenità di coppia è stata offuscata da alcune ombre, esse già spariranno. Esse oggi spariranno. E ciò che un tempo ti rendeva felice tornerà alla luce. La giornata, si prefigura serena. Finalmente, come per miracolo, puoi riprendere fiato. Oggi sul lavoro riuscirai a risolvere in un battibaleno questioni complicate, magari proprio le stesse che per molto tempo ti hanno rallentato o hanno complicato la tua vita. Oggi, se vuoi, contatta una persona che non sentivi da tempo. Se nutri dei sensi di colpa nei suoi confronti, è giunto il momento di chiedere scusa e fare ammenda. Non è facile, ma dopo ti sentirai più leggero e fiero di te. Il simbolo su cui puoi riflettere sono i sepolcri, le tombe scoperchiate che compaiono in questo arcano. Ci dicono che molto spesso, se le questioni dimenticate non sono realmente chiuse e sepolte, trovano il modo di riaffiorire per essere comprese e risolte una volta per tutte. Andiamo alla vocazione. Oggi è possibile che ti arrivi un messaggio che attendevi da tempo o una notizia che potrebbe cambiare la tua vita futura. Controlla la posta, il telefono e le email. Approfitta di una forte complicità col partner per vivere qualcosa di entusiasmante e vivificante insieme a lui. Potreste andare a un concerto, a ballare o in un locale in cui suonano musica dal vivo. Sul lavoro potrebbero verificarsi cambiamenti sostanziali sia per te che per i colleghi. Se ne hai, è giunto il momento di dimostrare quanto vali. È giunta l'ora di prendere una decisione importante, anzi fondamentale. Non si può più procrastinare, non sarà facile, forse, ma le responsabilità non sono poche. La tua capacità di giudizio ti farà intraprendere la strada giusta. Il simbolo su cui riflettere oggi è la tomba, rappresenta la vocazione, ovvero l'inizio a manifestare la tua vera essenza, i tuoi talenti e la tua missione nella vita. Poi abbiamo il miglioramento. Oggi un sogno che hai sempre bramato, ma mai sperato si potesse realizzare, potrebbe diventare realtà. Si arriva una proposta, conviene cogliere la palla al balzo ed accettarla. La giornata odierna è particolarmente favorevole per l'amore, i malintesi si appianano, le coppie si riscoprono, nuovi incontri si delineano all'orizzonte per chi ancora è in cerca dell'anima gemella. Sul lavoro è giunto il momento di fare bilanci, apportare modifiche, eliminare ciò che non serve più e potenziare ciò che ti permette di progredire. Ci sono possibilità di un avanzamento di carriera.
Se cerchi vecchi schemi, se certi vecchi schemi non fanno più per te, non temere di cambiarli o liberartene, anche se alcune persone potrebbero non comprendere il tuo cambiamento, vai avanti per la tua strada e fidati del tuo giudizio. Il simbolo su cui riflettere oggi è il vessillo, la bandiera è considerata un simbolo di identità e appartenente a una nazione, a un ideale. A livello psicologico rappresenta la profonda identificazione con i propri principi morali e i propri valori. Bellissima questa carta del giudizio in questa giornata di oggi che vi richiama appunto a tutto quello che abbiamo letto e vi richiama appunto a dare un giudizio su quelle che sono le prospettive future e su quello che avete vissuto. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono i nostri registri akashici. Vediamo qual è la carta che viene fuori per voi oggi. Allora, andiamo a vedere. Oh, la carta sono i canali di luce. Guardate quanto è bella questa carta. I canali di luce. Andiamo a vedere che cosa ci dicono i canali di luce. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, impara a vedere il tuo vero potenziale e preparati ad accoglierlo. Renditi conto e accetta che uno spicchio della tua missione nella vita è comprendere il diffondere, nella vita comprende il diffondere l'amore. Questa carta giunge come una preghiera che ti invita a riconnetterti al tuo io superiore, l'energia divina che è dentro di te. C'è un pezzo di te che è rimasto dall'altra parte ed è in contatto con il tutto. La soluzione per risolvere la situazione che ti sta a cuore, così come la guida che cerchi, puoi trovarle esclusivamente nella tua parte divina. Non appena inizierai a riconoscere che in te c'è la scintilla divina e ti ricongiungerai al tuo io superiore, l'amore inizierà a fluire e ti sentirai sereno e in pace. Diventerai un canale di luce che i maestri ascesi potranno utilizzare per inviare i tuoi messaggi d'amore cosmico sulla terra. Spesso le cose possono essere il contrario di quello che pensi. La parte più profonda di te segue regole diverse dalla ragione umana. Quello che razionalmente può non sembrarti giusto, il tuo io superiore lo ha scelto per fare l'esperienza di cui ha bisogno per evolverti. Messaggi supplementari, apprendi tecniche di guarigione olistica, ascoltati, entra in contatto con la parte vicina che è in te, diventa un esempio d'amore per gli altri, sii amorevole e affettuoso, fai complimenti se pensi qualcosa di bello su qualcuno, diglielo. Molto molto bella questa carta, devo dire. Adesso andiamo a vedere di che colore si tinge questa giornata per voi che state ascoltando. Vediamo quali sono i colori di questo giorno. Vediamo un po'. Vediamo quali sono i messaggi di questo giorno, i colori di questo giorno, scusate. Allora, il colore di questo giorno è l'asso di spade, cioè il blu. Eccolo qua, vedete? Allora, il blu rappresenta il colore che ha a che fare con l'identità e con l'identità e ricopre un ruolo, una forza mentale e un'intelligenza che comunicano bene. L'energia mentalmente lucida, consapevole, responsabile e saggia. Desideri avere conferma su chi sei, su cosa puoi fare e quanto lontano puoi arrivare. Scegli la tua professione in base alla tua identità e all'ambiente circostante, perché ti piace guidare te stesso e gli altri. Hai una personalità estroversa dalla mente lucida, sveglia e consapevole di tutto ciò che ti sta intorno. Sei un buon comunicatore, onesto. I tuoi successi sono guidati dalla verità. Essere responsabile delle tue visioni, del tuo ruolo nella vita e del tuo lavoro sono scopi prioritari per te. La verità in senso spirituale non importa quanto crudele sia,
è la cosa più importante, anche se così facendo rischi il peggio. Perciò facciamo attenzione quando diciamo ciò che pensiamo. Vediamo il blu, cosa ci dice il blu in questa giornata, cosa ci vuol dire questo colore. Eccolo qua. Allora, il blu è spesso associato a uno stato mentale calmo e sereno, essendo il colore del cielo e dell'acqua, è in grado di evocare sensazioni di quiete e pace interiore. È un colore che comunica una sensazione di profondità emotiva, rappresenta la stabilità emotiva e la capacità di gestire situazioni con calma. È frequentemente associato alla fiducia e all'onestà, può trasmettere una sensazione di affidabilità e verità, e viene utilizzato nei loghi e nell'immagine di marchi che desiderano trasmettere tali valori. È un colore che evoca un senso di autorità e professionalità, utilizzato in contesti lavorativi come il business e l'industria per trasmettere un'immagine di affidabilità e autorevolezza. È associato anche alla pace e all'armonia, è il colore che spesso viene utilizzato per rappresentare le organizzazioni e i movimenti pacifisti. Può essere interpretato come un colore freddo e distante. Questa percezione è spesso collegata alla temperatura fredda che caratterizzano molti oggetti o luoghi associati al colore blu come il ghiaccio o l'acqua fredda. È associato anche alla saggezza e all'intuizione, per questo motivo spesso viene utilizzato per rappresentare personaggi saggi o studiosi in diversi contesti artistici e culturali. In molte religioni e tradizioni spirituali è considerato un colore sacro associato alle dimensioni spirituali. Può rappresentare la connessione con il divino e la ricerca della verità più profonda. Sebbene il blu sia comunemente associato a emozioni positive, può anche evocare sentimenti di tristezza e malinconia. Questo si verifica quando il blu è utilizzato in tonalità più scure e in contesti emotivi più riflessivi. Può ispirare la creatività, è un colore che viene utilizzato da artisti e creativi, ha una vasta gamma di significati che vanno dalla calma alla tranquillità, profondità emotiva, fiducia, sincerità, autorità, professionalità, pace e armonia, al misticismo e alla spiritualità. Ed è un colore veramente, veramente bello. Come ultima chicca, miei cari, andiamo a vedere qual è la porta che si aprirà oggi per voi. Vediamo qual è la porta che si aprirà oggi per voi, in questo giorno che andiamo a vedere questa. Eccola qua, ne prendiamo quella di sopra. Allora, abbiamo la porta d'oro. Guardate, ve la faccio vedere. La porta d'oro. Vediamo la porta d'oro che cosa simboleggia. Ok, eccola qua. Allora, incontri importanti, arrivo inatteso, sorprese, coincidenze favorevoli, arrivo di persone positive. La carta della porta d'oro si riferisce a incontri significativi e inattesi, all'ingresso nella vita del consultante di persone che si riveleranno molto positive. La carta rappresenta un incontro fortuito con il destino. Se la domanda riguarda il lavoro, la carta può indicare che il consultante incontrerà una persona che gli darà un'idea buona, uno spunto o più probabilmente un contatto che si rivelerà molto utile. Se la domanda riguarda invece l'amore, la carta predice un incontro con una persona che avrà un ruolo determinante nella vita sentimentale. Potrebbe anzi trattarsi della persona giusta con la quale inizierà la storia della vita. In particolare, se la carta dovesse uscire in abbinamento, va bene con l'arco trionfale, con la porta del sole, ma questo non è il nostro caso, diciamo che possiamo stare pur certi che la carta ci sta indicando una nuova relazione molto importante all'orizzonte, sicuramente l'arrivo di qualcosa di bello e positivo. Bene cari amici, vi ringrazio per aver visto il video, spero che questo video vi piaccia, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella, seguitemi tutti i giorni in live, qualora aveste bisogno di me per informazioni e parlare privatamente con me lo potete fare attraverso il numero WhatsApp o l'indirizzo di posta elettronica. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.